Consigliere Cilenti. Sì, grazie. Signor Sindaco, signor Presidente, signor Assessore, mi sembra che sia stata e sia utile e giusta questa riunione del Consiglio Comunale per fare il punto sull'epidemia e sulla situazione sanitaria. Anche perché è del tutto evidente che la materia sanitaria è anche in notevole misura competenza del comune e della città. Ed io vorrei in modo molto essenziale, tenendo conto della puntuale informativa dell'assessore, fare soprattutto alcune considerazioni. La prima riguarda il continuare nella vaccinazione, nell'importanza del vaccino. Qui da noi, su scala nazionale e via via sempre di più su scala internazionale, punto debole ancora della situazione è la fascia ancora troppo limitata della popolazione mondiale coinvolta dalla vaccinazione, e poi l'insistere con le norme e con la persuasione sull'importanza del distanziamento, delle mascherine, e qui una particolare attenzione noi dobbiamo avere in materia di trasporti, di rafforzamento e di funzionamento dei trasporti e nelle scuole per quello che riguarda la aerazione e tutto quello che è possibile fare, molto di più di quanto finora sia stato fatto su scala nazionale. Il problema va molto al di là della nostra realtà. Ma è soprattutto sui servizi territoriali di prossimità che io vorrei insistere, perché mi pare che questa sia l'esperienza più importante che dobbiamo trarre dalla pandemia e da una vicenda che è tuttora in corso. Ora, il PNRR prevede che entro il 2026 ci siano 1.350 case di comunità. A me questo pare un obiettivo molto importante, uno dei più importanti di fronte a noi nei prossimi mesi, nei prossimi anni. E dentro il prossimo 28 di febbraio le regioni, e dunque anche la nostra, devono indicare le priorità. La casa di comunità è lo strumento per integrare servizi sanitari ed assistenziali di base dedicati alla salute delle donne, dei bambini, degli anziani, delle persone più fragili. In queste strutture possono e devono stare assieme medici di base, infermieri di famiglia, una figura chiave, questa recentemente istituita, questa degli infermieri di famiglia, i pediatri, specialisti ambulatoriali, assistenti sociali. Ecco, è su questo che io credo noi dobbiamo mettere l'accento. È la vicenda e l'esperienza del Covid a dircelo, ed è la consapevolezza che noi siamo in presenza di fenomeni ripetibili, come ci avverte gran parte della migliore scienza internazionale. Fenomeni ripetibili che ci spingono a cambiare modelli e stili di vita e ad andare oltre il modello di assoluta centralità ospedaliera. Questo mi sembra il messaggio principale dell'esperienza che stiamo facendo. Oltre l'assoluta centralità ospedaliera e l'importanza della medicina di base. Questo vale per le sofferenze fisiche,
vale per le sofferenze psichiche, su cui ancora oggi, a mio avviso, si presta poca attenzione anche a livello nazionale, anche nelle decisioni e nei bonus che il governo stabilisce. E a questo ci chiama anche la povertà sanitaria delicata, perché vi sono situazioni nelle quali non ci si cura più, perché la povertà sociale si accompagna anche ad una povertà sanitaria. Ecco, è su questo che io penso noi dobbiamo mettere l'accento, rilanciando la salute come diritto fondamentale, forse il primo diritto fondamentale, perché il diritto alla vita, e dobbiamo farlo rafforzando la collaborazione tra comune, regioni e governo, e via via facendo riprendere al comune il ruolo che gli spetta anche in materia sanitaria. Abbiamo avuto in tutta una prima fase della pandemia particolari spostamenti istituzionali, anche comprensibili in parte per senso di responsabilità. Il governo non ha esercitato tutti i poteri che poteva già esercitare in caso di profilassi internazionale, è nella Costituzione. E i comuni hanno rinunciato volontariamente ad esercitare i poteri di ordinanza sindacale per evitare l'eccesso di frantumazione, così dall'alto e dal basso ci sono stati meno poteri e tutta una concentrazione sui poteri delle regioni. Io penso che sia tempo, dentro una piena collaborazione istituzionale e nel pieno rispetto delle competenze regionali, che il governo nazionale, i comuni e le città riprendano le proprie funzioni, di modo che la piena collaborazione possa essere, dentro la Costituzione e le norme attuali, il contributo di ognuno a fare la propria parte. Per quello che riguarda il comune, la città metropolitana e le municipalità, più ampia la partecipazione e più possiamo fare nuovi passi in avanti in questa battaglia contro la pandemia e per una migliore sanità. Grazie.